un cavallo da Nolo e i suoi cavalieri. Fino a quel momento non mi era ancora mai capitato di finire nelle mani di cavalieri inesperti o del tutto incapaci, ma sotto il mio nuovo padrone dovetti sperimentare i tipi più svariati di cavaliere, comprese quelli totalmente negati, che per un cavallo da Nolo non sono così difficili da incontrare, dal momento che chiunque lo desideri, purché paghi, ha diritto di montarlo. Siccome poi io ero considerato docile e di buon carattere, quando capitava qualche cliente alle prime armi, o comunque incapace, con la scusa che ero più affidabile degli altri, la scelta ricadeva quasi sempre su di me. Dovetti quindi abituarmi a sopportare cavalieri di ogni tipo. Non c'è tempo ora per ricordarli tutti, ma di qualcuno voglio proprio parlare. Innanzitutto c'erano i patiti della briglia corta, uomini convinti che nel cavalcare tutto dipendesse dal tenere le briglie il più tirate possibile, senza mai allentare la tensione sulla bocca del cavallo, senza concedergli quasi nessuna libertà di movimento. Questo tipo di cavaliere ha sempre in bocca espressioni come tenere il cavallo bene in mano, tenere sul cavallo, come se un cavallo non fosse capace di tenersi su da solo. È forse vero che certi poveri cavalli, rovinati proprio dal cavaliere di questo tipo, con le bocche rese, dure e insensibili, dai continui strattoni, possono trovare un appoggio, un aiuto in una guida del genere, ma per un cavallo che sia ancora in grado di reggersi bene sulle proprie gambe, con una bocca sana e delicata, pronta a cogliere il minimo movimento delle redini, questo sistema è non soltanto un inutile strazio, ma una cosa semplicemente stupida, perché un cavallo così si lascerà sempre condurre con facilità, accordandosi con un perfetto tempismo alle intenzioni del cavaliere.